Giorgio Mastrota contro Forum, le critiche dell'esperto di televendite. Le critiche di Giorgio Mastrota a Forum, ecco cosa pensa l'esperto di televendite del programma di Barbara Balombelli. Ospite ieri sera al programma Sbandati, in onda su Rai 2, Giorgio Mastrota ha fatto una dichiarazione che ha subito fatto il giro del web. Il volto noto delle televendite, nello specifico, avrebbe espresso un suo parere nei confronti di The Forum, programma storico di Mediaset. Da anni ormai durante gli spazi pubblicitari di questa trasmissione viene dato spazio alle televendite di Mastrota e, chiamato in causa ad esprimere un parere sul suo lavoro, Giorgio, senza troppi giri di parole, ha detto anche la sua riguardo il programma della Balombelli. Forum più tras delle televendite, l'opinione di Giorgio Mastrota. Le televendite, come accennato, sono trasmesse all'interno di Forum. Mastrota allora, partendo proprio da questa considerazione, ha spiegato ai presenti in studio perché è sbagliato considerare tras il suo spazio quando il programma della Balombelli riesce a fare peggio. Forum è diventato talmente tras, ha dichiarato Giorgio, che le mie televendite sono il momento educational. A queste critiche come reagirà Barbara Balombelli? La conduttrice, che da diversi anni ha preso il posto di Rita Dalla Chiesa, potrebbe anche non gradire particolarmente questa esternazione fatta da Mastrota. Giorgio Mastrota, amore e vita privata. Giorgio Mastrota è ormai diventato il volto simbolo delle televendite Mediaset. Quest'ultimo, tra una pubblicità e un'altra, cerca di dedicare il suo tempo anche alla famiglia e ai propri affetti. Oggi Giorgio è legato sentimentalmente a Flo Gutierrez, dalla quale ha avuto di recente il suo quarto figlio. La vita sentimentale e affettiva di Mastrota, dunque, sembra procedere a gonfie vele. L'aversi esposto senza filtri sul programma che da anni lo ospita tutti i giorni, invece, avrà delle ripercussioni sulla sua carriera? Per scoprire se ci saranno degli sviluppi inaspettati o se tutto passerà in secondo piano, al momento, non ci resta che aspettare.